È bello anche in questi giorni avere la possibilità proprio di riguardare, magari sarà un quadro, un mobile, che ci rimanda ad una persona cara, a qualcuno che ce l'ha regalato, dalla quale abbiamo ereditato magari un oggetto, e riscopriremo che ogni singolo angolo può raccontarci qualcosa. Ecco, tante volte nella nostra vita abbiamo avuto proprio il desiderio di fare piazza pulita, di buttare tutto, quasi stanchi, no? Quasi, e abbiamo fatto un errore. Invece no, beati coloro che hanno la possibilità. Ecco, non è che dobbiamo riempirci di cose antiche, chiaro. Una sana pulizia va sempre fatta, ma senza, ecco, eliminare quei segmenti, quei pezzi, che sono davvero dei pezzi importanti, che ci raccontano dei nostri nonni, dei nostri zii, dei nostri genitori, che sono con noi e che soprattutto ci hanno dato la testimonianza più bella di che cosa significa vivere con il Signore. La loro vita l'hanno vissuta, la loro presenza è accanto a noi e soprattutto ci confermano che il nostro cammino è ancora lungo, ma è sicuro, perché segnato dalla luce della resurrezione di Gesù. Lo è stato per loro, lo è per noi e lo sarà anche per coloro che vengono dopo di noi.